7200.000. Questo è un video strano, giuro. 200.000 e mi sono svegliato con l'idea di fare sto video. Quando sono stanco, non so a che ora uscirà e non me ne frega un cazzo. E devo farlo in romanaccio. Senza rima però, perché non so trilusta. Siete 200.000, che manca è vero che siete 200.000. Non so quanti sarete dei inattivi nel corso dei 3 anni, ce ne stanno una fracca, ma chi cazzo se ne frega. Però sto 200.000 lo sento molto di più dei 100.000 scorsi. E i 100.000 scorsi era d'agosto, era un bel periodo della mia vita, io ho ringraziato chi dovevo ringraziare, sono stato contento, però sti 200.000 mi emozionano di più. Mi emozionano di più perché vengono fuori da un periodo brutto della mia vita, brutto lavorativamente e dal punto di vista sentimentale, in contemporanea a una brutta situazione di lavoro del mio vecchio impiego. Mi sono lasciato con mio bozza, che se ne dica, 6 anni insieme, sono tanti. E ogni tanto dentro questa casa pesano. E riflettevo l'altra sera, quindi poche ore fa. Riflettevo del fatto che se non ci fosse stato YouTube, e per me di una cosa del genere è davvero davvero eccezionale, se non ci fosse stato YouTube, probabilmente sarei stato nella merda. Perché stavo di merda per il mio lavoro, e senza New Bots a darmi una mano, sarebbe tutto andato un po' a puttane. E invece, grazie a YouTube, grazie a voi, grazie ai ragazzi che mi hanno dato una mano, grazie a gente disponibile, grazie a gente che va un po' oltre il fatto: oh, Marcus Cron è un po' strano. Grazie al cazzo che sono un po' strano, però non significa che sono meno vero, anzi, forse, forse un po' di più. Grazie a tutte queste persone, grazie al mezzo, grazie all'impegno, grazie ai collaboratori, che se ne dica che ogni volta ringrazio e loro dicono: grazie non serve, no, grazie serve ogni tanto. YouTube mi ha salvato la vita. Oggettivamente, senza stare a fare sentimentalismi che il cazzo, YouTube mi ha salvato la vita. Quindi sti 200.000 li sento molto di più. Perché sono un traguardo diverso, sono qualcosa di importante. Questa è oggettivamente la conferma che Manfredi può continuare così, può fare meglio, può fare peggio. Sicuramente può fare meglio. Soltanto che devo trovare ancora un equilibrio, perché è difficile, non è facile, raga. Non è facile. Io un po' invidio, in senso buono ovviamente, dei miei colleghi che stanno ancora da mamma e papà, perché possono concentrarsi su quello che è il loro lavoro e sul fare quello che vogliono fare, senza doversi preoccupare di cose che sembrano stronzate, ma invece sono tante, tante che te ti sfondano il cervello, ti entrano dentro il cranio. E grazie a YouTube mi ha permesso di potermi guardare intorno. Grazie a YouTube mi ha permesso di conoscere persone che mi hanno salvato la vita. E spero di conoscerne altre, però spero di poter frequentare anche queste persone. Perché oggettivamente YouTube, che se ne dica, ti prende tanto tempo, ma non ti prende così tanto tempo quanto un lavoro a tempo indeterminato in cui vieni sfruttato. Quindi magari salvo quelle 2 o 3 ore in confronto, che prima erano 10, non vi pensate, e posso prendermele per leggere un libro, quando tornavo stanco da lavoro e non riuscivo a leggere un cazzo. Posso impegnarmi tutto il giorno e tutti i giorni per una settimana per registrare un sacco e andare a Bologna, a Forlì. Posso impegnarmi tutti i giorni e tutto il giorno per stare 7 giorni con una donna meravigliosa. E prima non era così. Prima dovevi stare all'interno di spazi preordinati, confezionati, che non sanno di un cazzo, sanno di sottovuoto. E il mio cervello, che non voleva adeguarsi, chiamatemi bambino, ditemi come. Prendetemi per un trentenne poco serio, non voleva rinchiudersi lì dentro. E YouTube mi ha permesso questa situazione in cui non hai le malattie, non hai le ferie,
se non hai internet sei nella merda, se tutto quanto, l'aspetto social, ci devi stare tanto. Quindi i suoi lati negativi ce li ha. Ma ti dà una possibilità che è: ehi, questo è il tuo tempo, usalo come cazzo credi. Che è una cosa meravigliosa. Questo video non ha un canovaccio, sono pensieri completamente sballati, però son felice di poter dire che anche se sembro qui un po' rammaricato, anche se sembro un po' triste, e un po' lo sono perché sono un po' giù, perché ancora non ho preso davvero le redini della mia vita, io posso poter dire che finito questo video, dopo averlo montato, e quindi sentendomi in questo stato d'animo, per lavoro, posso accendere un gioco che mi piace da matti e mettermi a registrare e sentirmi divertito. È una cosa meravigliosa. Questo lo devo grazie a YouTube, che YouTube mi ha salvato la vita. Voi mi avete salvato la vita. Voi che guardate i miei video, li fate conoscere. E lasciate quel simbolico like che alcuni credono che ci faccia guadagnare, ma non ci fa guadagnare un cazzo. Quindi, visto che gli uomini non brindano con lo spumante e neanche con i bicchieri, alla salute vostra e anche un po' alla mia. Bella, regà. Grazie.